e facciamo vedere come applicare i nostri film speciali per DTF. Infatti abbiamo dei film oro specchio e argento a specchio che andranno stampati soltanto in bianco. Poi abbiamo il film glitterato, che può essere stampato sia in bianco sia in colorato essendo trasparente, e il film fosforescente e il film rifrangente. Entrambi possono essere stampati in colorato, in quanto la rifrangenza e la fosforescenza si vedranno comunque soprattutto nelle parti più chiare. Solitamente l'applicazione dei film DTF viene fatta a 140 gradi per 15 secondi. In questo caso specifico ci spostiamo almeno su 150 gradi per una ventina di secondi, in quanto questi film sono leggermente più spessi e quindi richiedono maggiore calore, maggior tempo e anche un pochino più di pressione. Si consiglia sempre di mettere un foglio di Teflon a protezione del capo e si procede con la pressatura. La spellicolatura di questi materiali dovrà essere fatta rigorosamente a freddo, infatti si potrà facilmente vedere che se lo alzo e non è ancora perfettamente raffreddato, la parte rimane ancora incollata sul film. Quindi richiudo e aspetto che passino, che il materiale si raffreddi. Una volta che è ultimata la pressatura e che il capo è completamente freddo, bisognerà staccare in maniera molto netta il film. Ecco. Quindi ci saranno tutti gli effetti: l'oro specchio, l'argento a specchio, il glitterato, il rifrangente e il fosforescente. Per quanto riguarda l'oro e l'argento, trattandosi di foil, magari nelle parti più piccoline sarà rimasto qualche pezzo da ripulire. Sarà sufficiente passare un panno in questa maniera per togliere l'eccedenza del foil e avere, diciamo, anche le parti più piccoline messe in evidenza. Ecco fatto. Per quanto riguarda il glitterato invece sarà molto evidente, sarà molto forte il glitter, e per quanto riguarda il fosforescente e il rifrangente adesso vi faccio vedere l'effetto. Questo è l'effetto del film rifrangente, che una volta illuminato, chiaramente nelle parti colorate la rifrangenza sarà meno evidente, ma nelle parti bianche sarà molto evidente. E questo è il nostro ultimo film, quello fosforescente, che adesso stiamo caricando con una lampada. Adesso togliamo la luce e il risultato sarà una stampa fosforescente colorata.